Fin da piccolo ho avuto le idee sempre molto chiare. Il mio sogno era quello di diventare un giocatore di calcio professionista e fortunatamente ho realizzato questo grande sogno. Altrimenti, mi sarebbe piaciuto probabilmente lavorare a contatto con la natura e con gli animali, che sono sin da bambino la mia grandissima passione. Tre consigli che posso dare per non fallire sono il primo, la determinazione. Qualunque cosa uno voglia fare, ci vuole la massima determinazione per raggiungerla. Il secondo consiglio che do è quello della passione, fare il tutto con la massima passione, la massima voglia, insomma, di raggiungere quell'obiettivo. E la terza è l'amore, l'amore appunto per quello che si fa, che è fondamentale ed è una marcia in più per raggiungere appunto l'obiettivo finale. In realtà non tantissimo, perché io ho dei ricordi stupendi della scuola, soprattutto quando ero piccolo, tant'è che ricordo ancora i nomi di tutte le mie maestre all'asilo, alla materna e anche alle elementari, e i miei migliori amici di oggi li ho appunto conosciuti a quell'età e siamo tutt'oggi legati come non mai, quindi sono gli anni che porto più nel cuore e non posso che parlarne bene della scuola. Adesso vi farò vedere tre esercizi da poter fare a casa per tenersi in forma. Scegliete voi l'altezza del ripiano, io ad esempio lo posso fare da questo lato o da questo, che è un po' più facile. Il primo esercizio è questo, un semplice salto per le gambe. Questo è uno. Se poi siete bravi potete anche alzarlo, che è più difficile. Questo è il secondo. Potete combinarlo con un altro piccolo ripiano più basso, in modo che lavorate più qua, facendo così. Questo ultimo, potete usare due ripiani piccolini per fare un po' di anche fiato e resistenza, tipo così. E dopo un po' sentirete la stanchezza.